Wahekuj, ben ritrovati dal vostro Andronic 91 su Yo-Kai Watch Puni Puni, evento di Kaira arrabbiato. Fanno questi eventi con i personaggi arrabbiati, boh, e sarà una battaglia con la fionda, la Wajiki. È uno di quegli eventi che personalmente trovo più stimolanti da fare. Per prima cosa, gli stage segreti, quando ci sono appunto questi eventi con i livelli che vediamo sulla mappa, ci sono anche gli stage segreti. Vi dico subito gli stage segreti, così possiamo poi procedere. Per aprire il primo stage segreto bisogna fare una combo di 15 o più nello stage 9. Per aprire il secondo stage segreto bisogna finire il livello 23 con una mossa Energimax. Per aprire invece lo stage segreto numero 3, che in genere è quello più difficile da battere, bisogna completare lo stage 39 connettendo 20 o più Wibwob in una sola volta, quindi senza alzare il dito. E questi erano gli stage segreti. Passiamo ora alle quest per l'evento. Ehi, ok. Oh yeah. Va bene, sconfiggi il livello 1. Qui fino a qui ci siamo. Batti il boss del livello 13. Sconfiggi 5 volte Fukuro nella battaglia Wajiki. Sconfiggi lo stage segreto numero 3. Sì, bisogna completare il livello segreto numero 3. In genere è quello più difficile, però ok, se loro ce lo danno da fare. Poi finisci il livello 45 senza usare continua. Batti 20 volte Fukuro nella battaglia con la fionda e gioca una volta l'attacco al punteggio. Andiamo quindi alle missioni. Ah, tornano le missioni con le stelle. Vabbè, insomma, alla fine dovete collezionare le stelle tra i vari livelli, sulle varie mappe. Vabbè, senza che ve lo sto a dire. Vedete i numeri, poi fate voi. Ok, qui abbiamo delle challenge piuttosto strane, ma andiamo a vedere. Completa lo stage 3 con almeno il 10% dei punti vita rimanenti. Completa lo stage 6 con almeno il 20% dei punti vita rimanenti. Completa lo stage 9 con il 30% dei punti rimanenti. Completa il livello 13 con il 40% dei punti rimanenti. E completa il livello segreto 1 con il 50% dei punti rimanenti. Bah, se completi 3 delle missioni con i punti salute ricevi un segreto dell'anima mini. E se le completi tutte ricevi 100 punti yokai. Beh, penso siano fattibili, credo. Poi, completa il livello 16 con il 20% dei punti salute e senza usare continua. Vai, aggiungiamo difficoltà. Stessa cosa nello stage 20. Completa lo stage 20 con il 30% dei punti salute senza usare continua. Completa lo stage 24 con il 40% dei punti salute senza usare continua. Completa il livello 28... con il 50% dei punti salute senza usare continua. Completa lo stage segreto numero 2 con il 60% dei punti salute. Se completi 3 delle 5 missioni ricevi i segreti dell'anima e se le completi tutte ricevi 200 punti yokai. Ok. Passiamo ora alla terza mappa. Completa lo stage 30 con solo yokai di rango S e senza usare continua. Questa volta sono fissati, eh. Completa lo stage 35 con solo yokai di rango S e senza usare continua. Stessa cosa per lo stage 40. Stessa cosa per lo stage 45. E stessa cosa per lo stage segreto numero 3, tranne che qui potete anche usare continua volendo. Poi vabbè, se completi 3 delle 5 missioni ricevi un'esfera sacra e se le completi tutte ricevi un segreti dell'anima sacro, insomma, quello più importante che ti fa salire di 3 livelli. Insomma, ce la siamo anche sbrigata oggi. E allora direi di fare una slottata con i punti. Potrebbe capitare qualche yokai raro? Eh no, l'altra volta troppa fortuna con un SS e un triple S, figuratevi ora se può capitare qualcosa. Eh sì, Korewa Masaka, questo è impossibile, Whisper. Lo so che è impossibile. Dato che ce n'è solo una oro, me la vorrei un po' godere. Ah! Ah! Oh! È la seconda volta che mi va di fortuna. Praticamente Fukuro è il boss mini. Guardalo lì!
Guardalo che maestro del lavajiki. So anche che il team è casuale, non fateci caso. Direi, Cuge, che per questo video è tutto. Io come sempre vi ringrazio per aver seguito. Vi ricordo ovviamente che in descrizione c'è il link per Instagram. E se ancora non siete iscritti al canale, iscrivetevi. E noi ci rivediamo come sempre nel prossimo video. Bye bye!